Rieccoci qua, amici di Live Social. Le mani devono essere tutte e due sul volante, mi raccomando. Non so se alle 10.10 o alle 9.10. Adesso lo chiediamo direttamente a Stefano Sarromè. Buonasera. Buonasera a tutti. Come l'hanno messe queste mani sul volante? Le mani l'hanno messe in posizione circa 10.10. Poi dipende anche dal volante e dalla posizione dell'airbag, perché è molto importante l'airbag quando si guida. Quindi, in che senso? Perché l'airbag potrebbe, in caso di impatto, potrebbe colpire le mani. E quindi la posizione deve essere circa 10.10, ma bisogna anche fare attenzione all'airbag. Perfetto, allora le parole che state sentendo sono di un insegnante dell'autoscuola Giulia, che si trova a Fino Mornasco, in piazza Stazione 5, provincia di Como. Quindi per arrivare dovete arrivare fino a là, a Mornasco. A parte fino questo, Mornasco. Esatto. A parte questo, Stefano, vorrei capire qual è l'attività che la scuola, la tua autoscuola, svolge? Allora, noi facciamo patenti, facciamo parte di un gruppo che è un gruppo molto importante in Italia, che è il gruppo Guide Vai, dove noi utilizziamo le ultime tecnologie per poter far patente. Quindi utilizziamo degli strumenti molto avanzati che permettono ai ragazzi di poter studiare in maniera molto facile e più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Puoi farci qualche esempio? Sì, abbiamo innanzitutto l'applicazione che è Quiz Patente, che è la numero uno scaricata in Italia, e con quella i ragazzi hanno la possibilità di studiare direttamente da quell'app e parlare direttamente con me, che sono l'insegnante dell'autoscuola. Quindi i ragazzi possono chiedermi qualsiasi informazione per quanto riguarda dall'app le domande dei quiz che non hanno capito. E in più abbiamo anche altri sistemi come la realtà virtuale e la realtà aumentata. Sì, anche perché quelle ci servono soprattutto quando dobbiamo fare le famose precedenze. Esatto. Passa A, passa R, passa Z. Bravissimo. Io non l'ho capito, ho la patente da quasi 10 anni, ma non faccio fatica ancora adesso. Se mi metti un grafico del genere, chi passa prima non ce la faccio. Ma infatti questo era uno dei grandi problemi che si aveva nel far capire ai ragazzi le precedenze. Di conseguenza adesso, con la realtà aumentata, il ragazzo viene proiettato all'interno dell'incrocio e riesce a capire esattamente allora dove, sì, è un'altra roba, a chi così deve dare la precedenza. Quindi così è un'altra imparano roba. Imparano subito bene e in maniera... E invece prima sai quando imparavi? La prima rotonda che facevi l'incine e dicevi forse ho sbagliato. Se ti andava bene. Se ti andava bene, no, però effettivamente diciamo che la tecnologia è giusto che vada in aiuto a determinate dinamiche, perché poi questi ragazzi li si mette in strada. Certo, sì, molto importante, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza attiva. Quindi si riescono a far vedere, far vivere certe esperienze che purtroppo non riusciamo né con i video, con i sistemi tradizionali. Questa è l'innovazione, e l'autoscuola Giulia è la prima nella provincia di Como a fare queste cose. Beh, direi che è un vantaggio anche per i ragazzi, non solo per l'autoscuola, ma lo fai certo solo a livello automobilistico, o anche le stesse tecnologie si possono applicare magari ai 125, cioè per i ragazzi che stanno facendo quel tipo di patente? Allora, per il momento abbiamo strutturato tutto per quanto riguarda la patente B. Poi domani non so, in continuo, si può fare. Sì, certo. E quindi a tuo modo di vedere, il tuo ruolo in qualità di insegnante qual è, oltre che chiaramente dare i dettagli tecnici e cercare di preparare al meglio i ragazzi in maniera tale che siano consapevoli ovviamente degli eventuali rischi che ci sono sulla strada? E quindi vedere sulla strada un mio allievo che ha fatto la patente da me e che guida in maniera corretta, questa è la mia grande soddisfazione. È una soddisfazione, certo. Più che altro che poi si tende a prendere degli atteggiamenti dopo aver preso la patente che sono un po' lontani da quelli che erano i tuoi insegnamenti. Sì, è ben normale che poi dopo subentra l'abitudine. Però io sono convinto che imparare in maniera giusta, con i sistemi, con l'impostazione corretta, poi ti porta in caso di necessità a ricordarti qual è il movimento corretto e intervenire nella maniera vero opportuna. Quindi io mi porto dietro ancora delle cose della scuola guida, esatto, cioè gli specchietti che devi sempre guardare, fatto il come parcheggiare a S, che tanti amici me lo invidiano, mi dicono ma tu parcheggi bene. Ho imparato dall'autoscuola giusta, è per quello che hai avuto un buon maestro. Direi di sì. E quelli riferimenti li tieni sempre? Sì, infatti ogni tanto vengono dei ragazzi e vengono a trovarci, ovviamente. Mi dicono mi è capitata questa cosa, mi sei venuto in mente quando in macchina mi dicevi di fare così e grazie a te ho superato l'ostacolo. E quindi è una grande soddisfazione. Vero, verissimo. Ma posso farti una domanda? Certo. Adesso ci sono sempre più macchine automatiche senza il famoso cambio manuale.
la scuola guida in che direzione sta andando? Allora, per il momento siamo ancora con il cambio automatico, però la tendenza è comunque manuale. Di introdurre, comunque la tendenza è comunque di introdurre anche macchine col cambio, cioè guida col cambio automatico. Il problema qual è? Che se si fa un esame con il cambio automatico, poi si ha sulla patente una limitazione che obbliga a condurre solo veicoli col cambio automatico. Giustamente. Di conseguenza, al momento è meglio fare un esame col cambio manuale. No, assolutamente. Ti libera, ti toglie da tutti i limiti che potresti avere con la patente. Sì, assolutamente, anche perché già il primo anno hai tanti limiti a livello di macchina da utilizzare, il rapporto peso-potenza. Se in più si aggiunge anche quello del limite del cambio, praticamente vai in giro ancora a piedi. Esatto, infatti è vero che questa sarà la tendenza anche a caso automobilisti che tendono a fare soprattutto veicoli con cambio automatico, ma per il momento è ancora importante imparare le dinamiche della macchina, dell'autoveicolo col cambio manuale, perché è completamente diversa. Certo. Senti, visto che siamo in ambito cambiamento, tu immagino abbia un po' di esperienza in questo, nel campo dell'autoscuola e dell'insegnamento alla guida. Certo. È cambiato questo mondo in questi anni? Sì, è cambiato perché comunque grazie anche alla tecnologia ci siamo dovuti adattare con tutti i nuovi sistemi elettronici che la macchina presenta e che ha in dotazione. È cambiato anche l'approccio con i ragazzi, perché anche i ragazzi sono cambiati, quindi come prima si utilizzava ad esempio il libro, adesso utilizziamo l'app perché i ragazzi hanno il telefono in mano, anche l'approccio di insegnare è cambiato, quindi dobbiamo... Certo, è cambiato. La scuola moderna si deve adattare. Per forza. Se rimane ancora col vecchio sistema. È una cosa che apprezzo molto delle nuove norme a livello di patente sul pratico, è quello di dare la possibilità ai ragazzi in fase di apprendimento di provare l'autostrada, strade al buio, superstrade. Io quando ho fatto la patente facevo le stradine quelle del paese. Certo, infatti è migliorato tanto la preparazione, perché ovviamente un ragazzo non lo possiamo portare in autostrada se non ha un certo livello, e quindi questo pregiudica una preparazione a livello più approfondito. Certo. E ci sono 6 ore da certificare, attenzione che dicono tutti che sono obbligatori ma sono da certificare, e l'istruttore certifica queste 6 ore in base al livello dell'allievo, quindi sono 6 ore in guida notturna, nei passaggi stretti, negli incroci con i veicoli parcheggiati ai bordi delle strade, poi ci sono 2 ore in strade extraurbane, secondarie o principali, con inserimento anche della quinta marcia, quindi il ragazzo deve sapere scalare. Io non l'avevo mai messa la quinta fino a quando non ho preso la macchina mia. Anche perché magari una volta avevo solo 4 marce. No, non sono così vecchio. Però davvero, una volta che ho messo la quarta, ho detto, oh là, ho messo la quarta. La quinta non sapevo neanche cos'era. Ma infatti una volta andare dopo, oltre la terza, era un po' una cosa difficoltosa. Sì, avevi il centro abitato. Esatto, cioè avevi l'istruttore che diceva, oh piano. Esatto. Si diceva proprio. Esatto, no. Adesso quinta, anche sesta riusciamo a farlo. Esatto, no, io la sesta so neanche cos'è. Allora Stefano, voglio ricordare che la tua autoscuola, che è l'autoscuola Giulia, vi aspetta anche sui social, perché come abbiamo detto l'autoscuola, il mondo è andato avanti e si è evoluto anche a livello social, quindi Instagram e Facebook autoscuola Giulia, mentre invece il sito è autoscuolagiulia.it. Sul sito troverete sicuramente la mail segreteria@autoscuolagiulia.it e il numero, che è lo 0 31 92 83 95. Posso dire un'altra cosa? Come no? Siamo anche su YouTube, ho un canale fatto apposta per tutti i ragazzi dove abbiamo fatto delle teorie in pillole, quindi i ragazzi possono anche ripassare tutti gli argomenti della patente guardando questi video. È Autoscuola Giulia, canale. Perfetto, Giulia. Cercatelo, anche perché lì vi insegno anche a fare i drift di freno a mano. No, scherzo. Non è vero. Stefano, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Saluto tutti i miei allievi dell'Autoscuola Giulia di Fino Mornasco e saluto la grande famiglia del gruppo Guide Vai che ci sostiene in questa grande avventura. Perfetto, e allora anche noi facciamo come Stefano, guida e vai, noi continuiamo in questa notte, voi continuate a guidare e a stare attenti a ciò che diciamo, perché la radio va avanti in questa notte come in tutti i weekend, live social continua.